Proseguiamo il nostro percorso alla riscoperta delle contrade di Formigine con la contrada della salute, posta di rimpetto rispetto a quella contrada del Conventino di cui ci siamo occupati nella scorsa puntata. La contrada della salute è l'attuale via Alessandro Gandini, che assunse questo nome solamente nel 1923. Il nome originario Contrada della Salute sembra fare riferimento o alla presenza dell'antico ospedale di Formigine nel fabbricato in angolo con l'attuale via Trento Trieste, che fu poi conosciuto come Casa Speranza, oppure anche per la presenza in questa contrada di ben due farmacie, le farmacie Lancellotti e Lucchi, che furono attive fra 7 e 800. Altri nomi che ebbe questa contrada furono Contrada del Follo, riferendosi probabilmente al fatto che, proseguendo oltre, attraversando quella che era l'attuale Piazza De Gasperi, che non esisteva, e attraversando l'attuale tracciato della Via Giardini, si raggiungeva il Follo della Carta, o la Cartiera, Cartiera che poi diventò a Pila Riso della famiglia Ferrarini. Un altro nome era quello di Contrada del Forno. Contrada del Forno, ci informa Cesare Tacchini, perché è in angolo tra la contrada e l'attuale via Marconi, a quel tempo via del Terraglio, Terraglio dal nome dei terrapieni che cingevano il borgo di Formigine, sorgeva un forno utilizzato anche per la lavorazione dei bozzoli da seta. Infatti, uno dei modi per integrare appunto il reddito domestico delle famiglie di quel tempo era la bachicoltura. La bachicoltura comportava appunto che i bachi da seta creassero un bozzolo. Questo bozzolo veniva poi liberato dal baco prima che il baco diventasse farfalla e lo distruggesse. Le tecniche possibili erano diverse, ma le più comuni dalle nostre parti erano quelle della essiccazione al sole oppure della cottura in un forno a temperatura non troppo elevata, quindi non un forno a temperatura da cuocere il pane, ma comunque caldo abbastanza da eliminare il baco da seta. La via è intitolata appunto ad Alessandro Gandini, Alessandro Gandini che è un esponente della famiglia Gandini presente a Formigine fin dal 500. È una famiglia di proprietari terrieri che a un certo punto, tra il 7 e l'800, rivestono anche il ruolo di maestro di posta per le poste estensi, quindi sono un po' concessionari del servizio postale. Si dividono in due rami, quello principale che possedeva la Villa Gandini, poi divenuta sede della biblioteca comunale, conosciuta anche come Villa Gazzotti, e un ramo cadetto proprietario della Villa Gandini accanto al castello, poi nota come Villa Lolli e infine come Villa Tarozzi. Questo ramo cadetto conta ben due musicisti, padre e figlio, Antonio e Alessandro Gandini. Antonio Gandini nasce nel 1786 e muore a Formigine nel 1842. Il figlio Alessandro nasce nel 1807 e muore a Modena nel dicembre del 1871. I Gandini ci introducono anche a una caratteristica di Formigine tra 7 e 800, che è quella delle villeggiature, proseguita anche nel corso del Novecento, cioè il fatto che molte famiglie modenesi avevano proprietà di campagna, quindi poderi con case padronali o vere e proprie ville a Formigine, che era molto vicina alla sede della corte estense a Modena. Così è anche per Alessandro Gandini, che è attivo a Modena come compositore, diventa maestro di cappella del duca dal 1842 e dal 1846 è anche direttore degli spettacoli che si fanno a Modena. Fu famoso a suo tempo anche perché nel 1841
musicò l'opera Adelaide di Borgogna al Castello di Canossa sul libretto di Carlo Malmusi, opera che fu scelta anzi fu commissionata per l'inaugurazione del Teatro Comunale in Corso Canale Grande. Alessandro Gandini ci ha lasciato anche un'opera postuma, completata e edita a cura di Luigi Francesco Valdrighi, che è la cronistoria dei teatri di Modena dal 1539 al 1871. Fu autore di varie opere, fu autore anche di una cantata musicale per la visita a Modena di Francesco Giuseppe e sua moglie, Imperatrice Elisabetta, nota come Sissi, nel 1857. Fu anche incaricato anni prima, nel 1843, dai filarmonici modenesi di dirigere l'esecuzione, la prima esecuzione modenese dello Stabat Mater di Gioachino Rossini, e si segnalò come un eccellente concertista. A Formigine veniva a villeggiare, questo è il motivo per cui morì a Modena, perché queste famiglie risiedevano in città durante l'inverno e venivano in villeggiatura a Formigine nella stagione estiva. A Formigine fu sempre molto ben visto, perché si diede da fare per quello che poteva per alleviare le condizioni dei ceti più umili del paese. Si prestò in particolare, mise a disposizione la sua villa e anche della biancheria e del vino in occasione del colera, dell'epidemia di colera del 1855. E fondò a Formigine la Filarmonica Formiginese, che poi diventò la banda musicale del paese, oramai scomparsa, che prese proprio il nome di Filarmonica Alessandro Gandini e donò in buona parte di tasca propria gli strumenti.